Il nostro personale è a vostra disposizione per la scelta e la cura di ogni più piccolo dettaglio. La soddisfazione del cliente è la nostra missione. Da Moreno fioriscono nuove idee. Arancio Valcuvia, Varese, Bisozzo, Vertemate con Minoprio, Olgiate Comasco, Castronno, Sementina Bellinzona e Manno. www.damoreno.it. Da Moreno fioriscono nuove idee. Immagini che vi giungono dai 750 metri sul livello del mare della località di Magreglio, in pieno triangolo lariano, comune in provincia di Como. Naturalmente tutti lo conoscono, vuoi per il museo del ciclismo e vuoi anche per i numerosi monumenti presenti. Ma dicevamo, un luogo questo che è conosciuto anche per la chiesetta che ha al proprio interno l'effigie della patrona universale dei ciclisti. All'esterno, ad accogliere i visitatori, ci sono vari busti dedicati a campioni del ciclismo. Abbiamo visto quello di Alfredo Binda, poi quello di Gino Bartali, che controlla dalla sua altezza tutto quanto succede sul piazzale. E c'è poi anche quello dedicato a Fausto Coppi, il campionissimo, l'indimenticato Fausto, che su queste strade è transitato tantissime volte. Ma non dobbiamo dimenticare anche la presenza dei busti di Don Emenegildo Viganò, che dal 1944 al 1985 ha tenuto praticamente le redini della chiesetta, seguito nell'opera da Don Luigi Farina, rettore dal 1985 al 2014, anno della sua morte. Siamo entrati all'interno di questa chiesetta e state osservando l'effigie della Vergine Maria, protettrice universale di tutti i ciclisti. E lo è dal 13 ottobre del 1949 con bolla papale di Pio XII, che volle premiare la passione e la fede dei ciclisti che spesso e volentieri transitavano su queste strade. Quindi da quell'anno, dal 1949, patrona universale dei ciclisti. Nella sua chiesetta ci sono, oltre alle immagini di tanti dirigenti e ciclisti scomparsi, anche maglie, gagliardetti e tanti cimeli lasciati dai tantissimi visitatori che ogni anno si sono recati in questa località per rendergli un caloroso tributo. Ah, ci troviamo qui sul piazzale della Santa Madonnina del Ghisallo per assistere all'arrivo di 5 gare ciclistiche, una ormai tradizione per onorare non solo la Madonna, non solo lo sport ciclistico, ma perché no, anche fare una bella scampagnata e visitare il museo. La prima gara in arrivo è quella organizzata dal gruppo sportivo ciclistico Lambrugo, che ricorda Giovanna Canali e Claudio Gerosa, oltre a Paolo Marelli. La gara è in oggetto, riservata alla categoria esordienti, e vinta da Gabriel Musizza, corridore friulano, in seconda posizione il trentino Christian Piffer ed in terza Raffaele Giovinazzo. Da Bordighera e poi Cortesi e Tarasso, entrambi della polisportiva Quigliano Bike, che facevano parte del quintetto che aveva guadagnato qualche secondo nei confronti del resto del gruppo. Insomma, una prima gara con un corridore che viene come società da Friuli, ma che nella realtà è di origine slovena, un ragazzo che ha battuto tutti, e anche Filippo Turconi, lo avete visto con la maglia rossa della Bustese Olonia, lui è il primo dei corridori al primo anno. Ma ora andiamo ad ascoltare i protagonisti di giornata. Gabriel Musizza, seconda vittoria stagionale, una vittoria prestigiosa nell'ultima gara della stagione. Soddisfatto? Molto, una vittoria molto prestigiosa, la gara più importante dopo il campionato italiano è questa per me, secondo me. Christian Piffer, secondo sul traguardo del Ghisallo. Beh, c'è stata lotta dura tra i primi cinque in fuga e tu ti devi accontentare, e scusa se è poco, del secondo posto. Sì, sono partiti all'inizio in tre, poi io dal lago e Musizza siamo andati lì a inseguire, dal lago si è staccato, io e Musizza siamo rientrati e poi quando mancavano 3 km all'arrivo Musizza è partito
Io sono andato a ruota, ho fatto alcuni scatti, poi all'ultimo non ce n'avevo più e per non crollare sono andato su del mio passo regolare. Raffaele Giovinazzo da Bordighera per raggiungere un buon piazzamento. Terzo posto, forse un po' di amaro in bocca. Sì, molta amaro in bocca perché l'anno scorso sono riuscito a vincerla e quest'anno, come avevo già previsto, però mi hanno anticipato, siamo partiti appena iniziata subito la salita, formando un terzetto che poi siamo diventati 5 ragazzi al comando. Abbiamo tirato solo io e altri due ragazzi e siamo arrivati agli ultimi 2 chilometri con non abbastanza energie e i primi due classificati ci sono partiti da dietro, non siamo riusciti ad andargli a ruota. E nell'ultimo chilometro mi sono sentito meglio, ho cominciato allora col mio ritmo e sono riuscito ad arrivare a ottenere un buon terzo posto. E intanto sul palco i dirigenti del gruppo sportivo ciclistico Lambrugo hanno consegnato la maglia rossa di vincitore della prova per esordienti tutti qui su alla cima di Magreglio. Una bella soddisfazione, l'avete sentito anche voi dalla viva voce del vincitore per questo atleta che, come ha detto, è al terzo successo stagionale. Baci e abbracci, naturalmente il classico spumante per festeggiare una vittoria prestigiosa qui a due passi dalla Madonnina del Ghisallo, laddove c'è anche il museo che ora andremo piano piano a visitare, naturalmente con il contributo di alcune persone importanti per la vita e l'economia di questo fantastico luogo. Museo del Ghisallo, luogo di ricordi, e in questi ricordi sta bene anche la presenza di Marino Vigna. Ricordiamo campione olimpico 1960 a Roma nell'inseguimento, tanti anni sono passati, ma la grinta di andare in bicicletta e di partecipare alle manifestazioni importanti del ciclismo non mancano mai. Beh, diciamo soprattutto partecipare, bicicletta un po' più difficile salire qui. Però ecco, oggi è una giornata particolare, arrivano tante gare, giovani, perciò sono quelli che poi spero terranno vivo il ciclismo nel proseguo, perché qui stiamo sempre più pochi quelli che corrono. Entrare qui dentro comunque si vive l'età epica del ciclismo. Beh, questo è il museo, è nato proprio perché la gente non dimentichi. Io tra l'altro sono consigliere della fondazione, perciò ho qualche occasione in più per venire, ho portato qualche ricordo mio e qualche ricordo dei corridori che ho diretto, perciò insomma, e si fa sempre piacere venire, a parte che è una zona bellissima, e dico vale una gita, e sicuramente spero che i giovani non dimentichino quello che hanno fatto i vecchi. Museo del ciclismo al Ghisallo, ed eccoci con la direttrice Carola Gentilini. Beh, ci siamo visti qualche anno fa, quando era all'inizio di questa sua esperienza, qualche anno è passato, cose nuove all'interno del museo, un luogo che è sicuramente, possiamo dire, un luogo di culto per gli avanti del ciclismo. Sì, un luogo veramente di culto e di grande passione per tutti gli appassionati del ciclismo. Effettivamente è passato qualche anno da quando ci siamo visti e siamo riusciti, penso, a migliorare molto la struttura allestitiva. E in particolare quest'anno ospitiamo una mostra temporanea su Paolo Bettini che ci rende molto orgogliosi perché è veramente ricca di maglie e di trofei importanti della sua importante carriera. Una svolta dopo un periodo, possiamo dire, anche di crisi, che è andato via via migliorando, naturalmente sono cambiate alcune persone, è stato fatto un nuovo consiglio direttivo dell'associazione, della Fondazione Museo del Ghisallo, e adesso insomma, la gente comincia a capire l'importanza di venire qui a leggere, a vedere, a toccare, potremmo dire con mano, momenti importanti della storia del ciclismo.
Sì, ci sono stati fatti molti cambiamenti importanti, penso anche radicali, che hanno portato dei miglioramenti, penso visibili all'occhio di tutti. E questo è importante perché pensiamo che il museo sia sempre più sentito da tutti gli amanti del ciclismo, e questo ci fa molto piacere perché il nostro principale obiettivo è far sì che il museo sia realmente la casa di tutti i ciclisti, e quindi questa anche maggiore presenza di visitatori al museo non può che essere una grande soddisfazione. Ecco, ma se dovesse fare uno spot, perché uno deve partire magari, che so io, da Milano, da Lugano, per dire alcuni luoghi vicini, o se non addirittura da più lontano, per venire qui al Ghisallo, oltre che ad entrare nella famosa chiesetta, anche all'interno del museo? Ma il Museo del Ciclismo della Madonna del Ghisallo è il cuore del ciclismo mondiale, a mio avviso. È un punto di riferimento quasi religioso per i ciclisti, non solo per la presenza del santuario, ma anche per il museo, che conserva veramente dei cimeli di grandissimi campioni, non solo italiani, ma anche stranieri. E l'affluenza di pubblico è soprattutto di stranieri, e questo è sicuramente un fattore positivo. Naturalmente cercheremo di implementare anche le presenze italiane, però il fatto che ci sia questa grande affluenza di pubblico straniero fa sì che ci renda molto orgogliosi e evidenzia quanto questo luogo sia importante per tutti i ciclisti. Individuare un oggetto che può essere il simbolo di questa mostra diventa molto difficile, visto le tante belle cose che avete esposto. Sì, i cimeli all'interno del museo sono veramente tanti. E forse la collezione delle maglie rosa è forse una unica al mondo, perché abbiamo più di 50 maglie rose conservate di grandi campioni, e penso che sia, come detto, unica al mondo da vedere. Poi abbiamo tantissime biciclette. Io ricordo sempre, ho grande affetto per la bicicletta del record dell'ora di Fausto Coppi del 1942, che rimane uno dei pezzi proprio che ho nel cuore. Quindi una gita fuori porta, così possiamo dire, da consigliare a tutti gli amanti della bicicletta, ma anche quelli che il nome di alcuni campioni l'hanno solo letto o l'hanno solo sentito nominare. Sì, consiglio questa visita perché per gli appassionati di ciclismo, ma all'interno del museo si può comunque conoscere la storia di uno sport che non necessariamente magari è conosciuto anche da chi non ama direttamente questo sport, però è un'esperienza che consiglio veramente di fare. E non dobbiamo dimenticare che chi ha voluto con forza, con grande amore, con grande dedizione, con grande determinazione questo museo è stato l'indimenticato Fiorenzo Magni. Sì, Fiorenzo Magni è comunque sempre presente fra di noi, è stata una presenza fondamentale per la creazione del museo e comunque rimane un punto di riferimento per il nostro operato. E ritorniamo sul piazzale, dove il pubblico diventa sempre più numeroso, e attendiamo l'arrivo della gara per allievi, che è partita dal Bese con Cassano e per l'ottava volta questa manifestazione si organizza su questa tratta, e naturalmente ecco la gara degli allievi che si conclude con questo sprint, e a vincere è il campione toscano Gregorio Butteroni su un corridore campano, Emanuele Pellecchia. In terza posizione Matteo Siffredi, poi Gabriel Fede, lo vediamo in questo momento tagliare il traguardo, e a 22 secondi è Federico Luigi Ustinoni del pedale pavese a mettere in fila il resto del gruppo, che come vedete si è particolarmente allungato. Una gara quindi che si è conclusa con uno sprint a due incerto fino agli ultimi metri, dove a vincere è stato un corridore che viene da Cecina, quindi dalla riviera toscana, dalla riviera tirrenica toscana, con uno sprint veramente all'ultimo metro. Ed ora eccolo arrivare con la mamma e la sorella, e noi tra poco lo intervistiamo. Una vittoria involata per questo campione toscano, si è venuto da lontano, da Cecina, se non sbaglio, sì, per conquistare una vittoria importante nel finale di stagione. Sono venuto da lontano, sapevo di fare bene, sono contentissimo di questa vittoria,
non avevo visionato il tratto sullo strappo perché pensavo che era come il circuito degli esordienti, però sapevo che potevo fare la differenza. Sono rientrato sotto la fuga, ho fatto la volata e ho vinto. Grande vittoria, abbiamo detto, la numero? La numero 12. Voglio dedicarla alla mia mamma che mi sta sempre dietro e a tutta la mia famiglia, all'allenatore e alla squadra. Emanuele Pellecchia, ti devi accontentare di un secondo posto. Hai cercato fino all'ultimo metro di riuscire a vincere, ma non è stato possibile contro il campione toscano. Sì, è stata dura l'ultimo tratto di salita. Ho provato a andare già, mancava poco per la volata, l'ho fatta e gli ultimi 100 metri mi ha passato sul traguardo. Un po' di rammarico allora. Sì, un po' sì, dai, però primo campano, quindi sto contento così. Ringrazio la squadra che mi ha dato un aiuto quando stavo in fuga e bella gara. E subito, come ormai è diventata tradizione, qui sul traguardo il vincitore va sul podio a ritirare la maglia rossa di vincitore, applaudito dal presidente del gruppo sportivo Chisallo, Lino Basilico, che è succeduto a Virginio Mattioli, a Gino Longoni e a Renato Conti. Un corridore, come abbiamo sentito dalla sua voce, è giunto alla 12ª vittoria, quindi una stagione che è arricchita oltremodo da questa prestigiosa vittoria, ed va ad inserire il suo nome nel prestigioso Albo d'Oro che vede Federico Burchio, Simone Piccolo, Samuele Rubino, Gabriele Benedetti e Antonio Tiberi, nel appunto novero dei nomi dei vincitori della gara allievi qui su al Chisallo. È in lacrime, particolarmente emozionato il suo direttore sportivo, e come non esserlo dal momento che forse ha ottenuto la più importante vittoria della stagione, questo ragazzo che viene, come abbiamo detto, da Cecina. Tanti volti conosciuti qui su a Magreglio, vedete l'amico Grondona, abbiamo visto anche il presidente del comitato provinciale di Como, Franco Bettoni, dare la mano al vincitore della prova allievi. E poi qui in quadrato c'era il presidente della società del Chisallo, Madonna del Chisallo, il signor Lino Basilico. Un'occasione anche per alcuni costruttori, nello specifico la quota, di presentare alcuni prodotti di prima qualità, e poi rivediamo il volto di Zazà Zanini, che è lo zio di questo corridore in maglia rossa, il cappello con i colori del mondo. Lui è il vincitore della categoria esordienti, l'amico Turconi, Filippo Turconi. Ma siamo mai prossimi alla conclusione della gara femminile, quella che per la quinta volta raggiunge la Madonna del Chisallo, e con l'organizzazione del pedale monzese che festeggia, ha festeggiato l'anno scorso i 90 anni di vita. Ed ecco la conclusione vincente di Barbara Malcotti, già azzurra ai recenti mondiali, addirittura quarta nell'ordine d'arrivo della gara riservata alle juniores, in seconda posizione, staccata di soli 13 secondi, Silvia Magri della Gauss Team, ma lei, è giusto ricordarlo, è di Legnano. E poi in terza posizione l'azzurra Matilde Vitillo, su Nicole D'Agostin, leggermente staccata Martina Fidanza, ha ragione su tutto il resto del gruppo, con Catarsi, Baroni, Bariani, Nardi, Rossi e Gaia Bevilacqua. Questo l'ordine d'arrivo. Mai tempo di interviste. Barbara, oggi una vittoria con rabbia, dopo il quarto posto ai mondiali, vabbè, eri in forma e hai voluto dimostrare che insomma sei un atleta di primissimo piano. Sì, il Chisallo è una corsa che ti ho sempre tenuto fin da quando ero allieva. Sapevo che oggi ero in gran forma e potevo fare bene. Volevo riscattare il quarto posto del mondiale e sono riuscita a farlo benissimo. Una Valcar che è sugli scudi quest'anno. Sì, siamo riusciti a difenderci bene sia con le vittorie di Federica, Nicole e anche Gloria. Abbiamo portato a casa tanti piazzamenti, tante vittorie e penso che possiamo essere soddisfatte. E la tua stagione? Beh, io sono soddisfatta, ho avuto un inizio un po' così, però sono riuscita a riprendermi bene e sono contentissima.
Magari un secondo posto che ti rende felice, nonostante sei la seconda, insomma. Sì, esatto. Beh, Barbara è fortissima, ha disputato il mondiale, ha fatto quarta. Io purtroppo sono andata come riserva e oggi comunque ho dimostrato che in salita vado bene, quindi sono contenta così, dai. Una passione per il ciclismo che viene dalla famiglia. Sì, esatto. Mio zio ha corso e andava molto forte. Io ho seguito le sue orme. Non sono forte come lui, però me la cavo, dai. Matilde Vitillo, hai dismesso quest'oggi la maglia azzurra e hai indossato quella del tuo club, della tua società piemontese. Oggi un terzo posto, ma ti vedo sempre comunque sorridente. Sì, sì, sono molto contenta. Eravamo in quattro in fuga e alla fine poi Barbara è riuscita a scattare e ha staccato tutto insieme a Silvia. Io sono rimasta con Nicole e alla fine mi sono giocata la volata. Una stagione comunque esaltante la tua. Sì, sì, sono molto soddisfatta di questa stagione e speriamo di continuare così. Felice Barbara Marcotti, ma è felice anche il massimo dirigente del pedale monzese, quel Federico Gerosa, che ha preso il posto di un grande Giorgio Albani, un pedale monzese che continua nell'organizzare manifestazioni di alto livello. Ricordiamo anche l'importante manifestazione che viene organizzata ogni anno all'interno dell'autodromo di Monza per i dilettanti e da 5 anni propone agli sportivi e agli appassionati, soprattutto di ciclismo femminile, questa manifestazione da Monza al Ghisallo. Federico Gerosa, beh, oggi impegnato nella gara femminile juniores e a vincere un'azzurra con lei che è giunta quarta al mondiale, quindi questa gara sta sempre diventando più una classica in memoria del grande, grandissimo Albani. Sarà sicuramente soddisfatto e contento Giorgio che siamo riusciti a portare su questo terreno, su questa platea, quasi nell'Olimpo del ciclismo, una ragazza che ben si è comportata e tanti l'hanno vista gareggiare al mondiale di appena concluso sia Innsbruck. Ne siamo orgogliosi di averla avuta qui con noi e siamo veramente contenti che sia riuscita a mantenere la forma del mondiale vincendo questa splendida Monza Ghisallo. E non poteva naturalmente il presidente non posare per una foto con la vincitrice insieme al suo vice Romeo Ratti. Una vittoria quindi molto importante anche per la Valcarri in questa gara, in questa manifestazione con arrivo a Magreglio. Museo del Ghisallo e non potevamo non trovare all'interno il presidente provinciale Comasco Franco Bettoni. Oggi una grande festa di sport qui a Magreglio, ma anche c'è modo di riflettere sul passato di questo nostro ciclismo che è ben evidenziato all'interno di questo museo. Sì, permettetemi prima una riflessione sulle gare che stanno arrivando, che arrivano oggi qui al Ghisallo, dove il Ghisallo per me, parliamo di Como, quindi è il centro del mondo per quanto riguarda il ciclismo, che sono gare veramente stupende, bellissime, con tanti corridori, con tanti campioni. Ma io sono qua anche per aspettare che, per esempio, per quanto riguarda l'arrivo del nostro Comasco, dove eravamo su a Innsbruck a osannarlo, che ha vinto la medaglia di bronzo. Quindi ecco, io sono qua per i nostri ragazzi, sono qua appunto per le gare che arrivano qua al Ghisallo, che sono tutte gare stupende, manifestazioni importanti che arrivano appunto da noi. Davanti alla nostra Madonnina, davanti al nostro santuario e sentendo le nostre campane del Ghisallo che suonano ogni gara che arriva, e quindi è una cosa veramente commovente e stupenda. Una grande giornata di sport iniziata tantissimi anni fa con alcuni cambiamenti che insomma in un certo senso vedono coinvolti un pochettino il nostro interlocutore. Ma sì, che sono sì, ma è chiaro che è così. La giornata nazionale della bicicletta del Ghisallo è nata nel 1961 ed è una giornata che è del Comitato Provinciale di Como della Federazione Ciclistica Comasca. Però ecco, ci sono stati poi dei cambiamenti, ci sono state delle modifiche, delle società che hanno preferito non più partecipare a questa giornata ma fare un'altra giornata nazionale della bicicletta. Parliamo normalmente e chiaramente. La giornata nazionale della bicicletta è quella che fa il Comitato Provinciale di Como,
è la giornata della Federazione Ciclistica Italiana. Che poi la Federazione Ciclistica Italiana ci dica che tocca a noi Comitato Provinciale Comasco svolgere e fare la giornata nazionale della bicicletta, questo dovrà dirlo la federazione, non possiamo più dirlo noi Comitato Provinciale Comasco ormai, e non può più dirlo Bettoni, perché se da domani a fare il Comitato Provinciale Comasco c'è un'altra persona, chiaramente la responsabilità capita su un'altra persona. Io la difeso, l'ho difesa, la difenderò sempre, la nostra giornata nazionale della bicicletta per quanto riguarda la Federazione Ciclistica e il Comitato Provinciale di Como. Poi tutte le altre sono polemiche, sono cose che magari sarà meglio appunto appianare, però comunque questo è il fatto. Per me e per la Federazione Ciclistica dovrebbe essere la giornata nazionale della bicicletta della Federazione Ciclistica Italiana, del Comitato Regionale e del Comitato Provinciale di Como, chiunque sia il presidente. Al di là di questi aspetti che poi verranno discussi in altra sede, nessuno può negare che oggi qui a Ghisallo, qui a Magreglio, e qui di fronte alla Madonnina e di fronte al Museo del Ghisallo c'è un vero e proprio festival della bicicletta giovanile. Ah sì sì sì, grandissimo, è dalle 9:30 che sono qui a vedere gli arrivi degli esordienti, che sono cose veramente grandissime. Io quando vedo i ragazzi che arrivano, il primo anno esordienti, il secondo anno esordienti, gli allievi, gli juniores, insomma sono arrivate grandi gare, sono arrivate grandi. I ragazzi che arrivano, che si sdraiano, che si siedono dopo l'arrivo, che li vedi lì arrivare dopo l'arrivo qui davanti, di fianco alla Madonnina, al santuario della Madonnina, sono cose che emozionano, ragazzi, non è una cosa che è facile da descrivere. E poi io poi non sono magari neanche capace di descriverla come veramente dovrebbe essere descritta. Veramente grandissime gare, una cosa, grandissimo impegno da parte di tutte le società che l'hanno fatte queste gare, dal pedale monzese agli altri, tutti quanti. È una grande manifestazione che ha diritto di esistere, ha diritto di svolgersi e ha tutto l'appoggio del Comitato di Como, perché noi abbiamo lavorato anche per i permessi per quanto riguarda queste gare, questo bisogna dirlo, ed sono gare che vanno comunque fatte. Però permettetemi l'orgoglio, permettetemi la cosa, permettetemi quello di dire che sono fatte davvero come Ghisallo Day, vanno benissimo, sono grandi, potrebbero essere 3 manifestazioni in un anno fatte in questa maniera a Ghisallo, che lo merita il Ghisallo, lo merita la Monnina, lo merita il museo, lo meritano tutti qua a Ghisallo, perché il Ghisallo, signori, è il Ghisallo. E quindi queste manifestazioni potrebbero essere anche 2, potrebbero essere anche 3 in un anno. E magari l'anno prossimo sarà il caso proprio di pensare di fare alcune cose di questo tipo. Ed ora, dopo queste immagini in bianco e nero che ci mostrano cos'era il ciclismo in un recente passato, era anche il motivo di festa, guardate, 2 corridoi che ballano al suono di una banda musicale, lasciamo il museo del Ghisallo e andiamo di nuovo in piazza dove troviamo Giulio Guidavilla e Luigi Mazzetti, 2 ex che abbiamo conosciuto sulle strade alcuni anni fa. Siamo ora con le immagini però alla gara riservata alla categoria juniores, manifestazione organizzata dalla Polisportiva Aurora Brianaval, la cui sezione del ciclismo compie quest'anno 20 anni di vita. Siamo sul tratto più duro, quello iniziale della salita che porta alla Madonnina del Ghisallo, qui ci sono pendenze del 14%, va detto che il dislivello totale che gli atleti dovranno affrontare è di 470 metri con una pendenza media del 5,7, ma nello specifico proprio quello che stiamo vedendo è il tratto più duro, 14,8%. Poi più avanti, nell'ultimo tratto finale che porta alla piazzale di Magreglio, lì ci sarà solo, scusate se poco, il 12%. 8 km di salita e questo primo tratto ha sicuramente fatto la selezione, si è formato in testa un gruppetto, lo vedete, con una decina di unità che con l'aiuto del nostro pilota Antonio Barbuto andiamo a mostrarvi. In quarta posizione la maglia della Canturino, lo vedete con il numero 1, è Alessandro Fancello.
che ha appena conquistato la medaglia di bronzo ai recenti mondiali austriaci, per la gioia ovviamente di Paolo Frigerio, il presidente del club ciclistico Cantuino, che ricordiamo essere nato nel 1902. In testa alla corsa in questo momento con il numero 108 è il corridore Nicola Bordoli, corridore al primo anno nella categoria. Sulla sua ruota c'è il corridore toscano contrassegnato al numero 103 Antonio Tiberi, vincitore l'anno scorso della gara riservata alla categoria allievi, anche lui azzurro, giunto sul traguardo di Innsbruck al nono posto, e dal suo fianco avete visto la sagoma di Alessandro Fancello del Cantuino, ricordiamo medaglia di bronzo. Un Alessandro Fancello che quest'anno ha ottenuto solo 3 vittorie a San Paolo d'Argonne, a Clusone e nella Venaria Sestrier, battendo il campione ceco Vaclek. Poi ha ottenuto, pensate, ben 9 secondi posti, tra cui nella terza e quarta tappa del Giro della Lunigiana, nella seconda e quarta tappa della Tre Giorni Orobica, oltre che il secondo posto nel Giro della Brianza, nella parte cronoscalata, manifestazione organizzata dalla Polisportiva sempre Aurora Brianna Val, e quindi poi 8 terzi posti, tra cui spicca la medaglia di bronzo ai campionati del mondo, 3 quarti ed un quinto. Insomma, un Fancello che è sempre stato piazzato anche nelle gare importanti, e qui oggi è venuto a gareggiare per onorare gli sforzi organizzativi dei dirigenti della Brianval, onorare la Madonnina del Ghisallo, lui che è comasco doc. Nel gruppetto di testa ci sono anche altri 2 comaschi con 48 con 50, Federico Fumagalli e Francesco Galimberti, entrambi della Energy Team, quindi altra squadra comasca, ma vedete che là davanti brilla la maglia di campione lombardo, che è quella indossata da Alessio Martinelli del team Giorgi, un atleta al primo anno, quindi che avrà la possibilità il prossimo 2019 dimostrare tutte le sue qualità. Intanto vedete in testa si è portato con il 103 Antonio Tiberi, che ha rilevato il 108 Nicola Bordoli, ricordiamo ragazzo al primo anno, e naturalmente controlla con attenzione l'Alessandro Fancello. Ci sono anche 2 corridori che vengono dalla Liguria, da Casano, sono con il 35 Matteo Sasso e con il 34 Walter Ghigino, corridore che quest'anno ha vinto una volta nella gara di Mainella di Sarzana, 3 secondi posti, tra cui la cronoscalata da Bologna a San Luca. Quindi corridoi che ci sanno fare, corridoi di provata esperienza, anche se pur giovani, corridoi che stanno facendo di tutto per poter ottenere un buon risultato qui alla 38esima edizione del trofeo Giuseppe Rosanna e Maria Luisa Vismara, ma potremmo definirla che questa è la quarta Olgiate Molgora Ghisallo, una manifestazione voluta dal titolare della manifattura Catene Viganò, che risponde al nome di Carlo Vismara, che ha accettato proprio 4 anni fa l'invito da parte della Aurora Brianval di spostare la gara non più da Olgiate Molgora ma sulla direttiva che porta gli atleti al Ghisallo. Siamo ormai nell'ultimo tratto che ci è permesso di filmare, ci richiamo là in testa alla salita, in cima alla salita, vedete, con tantissima gente ad attendere la conclusione. Siamo nella gara più importante della giornata, potremmo dire, senza togliere nulla alle altre, ma come categoria è la categoria dove i corridori possono indossare la maglia azzurra. Ecco, siamo proprio agli ultimi metri, c'è, pensate, un cicloturista giapponese che intralcia un pochettino, volata 2, cerca di recuperare il Fancello, ma non ce la fa, per lui solo un secondo posto alle spalle di Antonio Tiberi, in terza posizione Alessio Martinelli, poi Filippo Baroncini, Bordoli, Porta, Pizzanti, campione della regione Sardegna, Roberti, Ghighino
e Sasso. Facendo un secondo posto, forse hai cercato all'ultimo momento di fare come hai fatto in Austria, e a questo proposito tanti auguri, sono proprio contento che tu abbia conquistato quella maglia, quella medaglia di bronzo. Sì, grazie, oggi è stata una gara meno dura sicuramente di quella di giovedì, però una gara in cui ci tenevo comunque a far bene, visto che arrivavo anche su una salita abbastanza vicina a casa mia. Non ero molto in condizione, diciamo, perché dopo due giorni dal mondiale ero comunque ancora molto stanco e avevo anche festeggiato un po', quindi diciamo che non ero molto riposato. Però comunque dai, è andata bene, poi siamo arrivati lì a giocarcela in volata e non sono riuscito a battere Antonio, però va bene comunque. Ti bevi dall'Austria con un pochettino di rabbia e oggi insomma ti è servita per battere Fancello. Dopo il mondiale sono dovuto a fare questa gara perché da parecchi anni che la faccio e mi piace molto. E spero di fare bene anche oggi e ci sono riuscito. È stata una gara molto impegnativa, molto veloce e si è decisa qui sull'ultima salita. Ultima rampa fatta a tutta, tra te e il ragazzo della Cantuina. Sì, abbiamo fatto l'ultimo rettilineo proprio a tutta e ce l'ho fatta, l'ho passato circa 100 metri e ce l'ho fatta mantenere il vantaggio fino all'arrivo. E allora una stretta di mano sincera tra questi due atleti che è vero si sono affrontati in gara, ma che sono fondamentalmente degli amici, soprattutto atleti della nazionale italiana. Sono molto soddisfatti sia Carlo Vismara, che vedete con la maglia rossa, e lui il titolare della manifattura Catene Viganò, che vuole con questa corsa ricordare tutta la sua famiglia che purtroppo guarda solo dall'alto, e non è poco, ed ecco il momento in cui al vincitore Tiberi viene consegnato da parte del presidente della Polisportiva Aurora Brian Val la maglia rossa, che porterà chiaramente tra le più prestigiose nella propria bacheca. Presente anche il presidente provinciale lecchese Alessandro Bonacina, del resto la società appartiene proprio a quel comitato provinciale. Claudio Mavero, presidente della società che ha portato qui tanti corridori juniores in cima al Ghisallo. Una giornata particolare, da sapore particolare e soprattutto molto molto bella per quanto riguarda la conclusione. Due atleti che sono stati in nazionale e che hanno combattuto fino all'ultimo centimetro per ottenere la vittoria. Sì, è stato proprio una gara dal punto di vista sportivo veramente entusiasmante, è una giornata di festa come dicevo già questa mattina nelle prime interviste rilasciate, intanto perché Brian Val festeggia i 20 anni, intanto perché siamo nella scala del ciclismo come si suol dire e poi perché siamo stati veramente onorati di avere due atleti convocati in nazionale e che hanno combattuto fino all'ultimo metro in maniera sportiva. È una frase veramente sempre strausata, ma che ha veramente tanto senso e ha vinto il migliore, cioè chi oggi ne aveva di più, il migliore di oggi. Ma dal punto di vista sportivo questi sono due atleti che sono veramente i migliori e tra i migliori. Onore anche a tutti quelli che hanno partecipato, perché partecipare a questo tipo di gara per la tipologia dal punto di vista tecnico, la durezza eccetera, è importantissimo e come dicevo in conferenza stampa, ognuno di questi 124 ragazzi o comunque degli iscritti e dei partenti può dire io c'ero, quel giorno io c'ero, che è secondo me la cosa più importante di ogni competizione sportiva e in particolare di un arrivo al Ghisallo. Un saluto all'amico Carzaniga che come sempre segue la gara con la motocicletta, fa un ottimo servizio e poi eccoci alle premiazioni di questa quarta Oggiate Mogola Ghisallo per Juniors. Il primo ad essere premiato è colui che indossa la maglia bianca, Antonio Tiberi, maglia bianca che premia il corridore al primo anno meglio classificato, quindi non solo ha vinto la corsa ma anche ha l'onore di indossare questa maglia. Ricordiamo che questo atleta ha già conquistato la vittoria più dura al Ghisallo lo scorso anno e che nel corso del 2018 ha ottenuto, pensate, ben 5 vittorie. Siamo ora con la maglia indossata dal corridore numero
compatto, Domenico D'Amore, anche lui della Canturino. Intanto vedete che lo speaker della manifestazione, Samuele Biffi, chiama praticamente tutti i corridori. C'è anche spazio per i direttori di corsa Pierangelo Bosatelli e Federico Rocca, e poi iniziamo con il terzo classificato, terzo gradino più basso del podio, Alessio Martinelli, ricordiamo che è il campione lombardo in carica, poi il secondo classificato Alessandro Fancellu, e sommerso da una quantità di applausi incredibili Antonio Tiberi, che viene premiato ancora una volta dal presidente Claudio Mavero, coadiuvato ovviamente dal principale sponsor, il signor Carlo Vismara, che ancora una volta se ne torna a casa nella sua Augiate Mogola con grandi soddisfazioni. Bisogna dire che a tutte le premiazioni, sia sul palco che in questo caso, hanno partecipato due splendide ragazze, Elisa e Greta, che ravvivano con la loro bellezza ogni nostra immagine. Con questo è veramente tutto, almeno per quanto riguarda la gara juniores, ma la giornata qui al Ghisallo non finisce certamente qui. Un saluto all'amico Rota, siamo in attesa della conclusione della gara che viene per la 15ª volta da Cesano Maderno e conclusione qui al Ghisallo. La prima a spuntare dalla curva è Francesca Barale del pedale Ossolano, che naturalmente non trattiene la gioia per il risultato ottenuto. In seconda posizione c'è la valdostana Silvi Truc, che gareggia però per la Racconigi Cycling Team, ed in terza posizione un'altra piemontese fasciata dalla maglia tricolore, Eleonora Gasparrini della Rodman, poi Patuelli, Venturelli, quest'ultima tricolore della categoria esordienti, e poi via via tutte le altre, la Zima Boliuk, una ragazza russa, poi Cipressi, Remita Noemi e Pellegrini a chiudere l'ordine d'arrivo delle prime 10. Ricordiamo che la gara era promiscua tra donne allieve e donne esordienti. È tempo di interviste. Marianne Vos. Barale, assomigli molto a Marianne Vos, mi sembra che ce la stai mettendo tutta. Tante gare abbiamo vissuto con te e oggi finalmente ti abbiamo visto vincere. Quindi grande giornata, soprattutto anche per la tua società, che è abituata a successi su questo prestigioso traguardo. Sì, questa era una gara importante che avevo già messo tra gli obiettivi più importanti, con la salita lunga. Ho provato sul pezzo più duro quando mancavano 2,5 km e sono riuscita ad arrivare. Una grande gioia, lo hai dimostrato sollevando le braccia al cielo. Quante vittorie quest'anno? Questa è la terza. Terza vittoria, una stagione un po', diciamo, poco ricca di vittorie, ma sicuramente ricca di impegno, perché sei sempre stata tra le più combattive. Sì, in questa stagione ho fatto molti piazzamenti e diciamo che la vittoria non è arrivata molto spesso, però sono contenta oggi. Silvi Truc dalla Val d'Aosta qui alla Madonna del Ghisallo per ottenere un secondo posto. Soddisfatta o c'è qualche rimpianto? Sì, sono soddisfatta, ho dato tutto, ho provato ad attaccare un paio di volte dall'inizio della salita e poi quando la Barale è aumentato sono riuscita a tenerla per un pezzo, ma poi dall'ultimo chilometro, gli ultimi 700 metri non ce l'ho fatta. Tu si pensa alla prossima stagione? Sì, un altro anno sarò junior e cambierà un po' di cose, però spero che subito dovrò fare esperienza e poi spero di andare bene. Francesca Barale segue così nell'albo d'oro una atleta toscana, la Pier Giovanni Federica, che l'anno scorso ha conquistato in maglia IMPA di San Vincenzo. Ed eccoci che siamo sul podio, c'è il signor Giulio Moretto che fa indossare la maglia rossa alla vincitrice, insieme a lui vedete il direttore di corsa, general manager della Cesano Maderno, signor Enrico Camisasca, c'è poi ovviamente il signor Fontana, che è anche presidente della società, ma fanno parte di questo quadretto Marco Arrienti, titolare dell'Arrienti Autogru di Desio,
che insieme a Francesco Carucci rappresentano l'osso duro degli sponsor di questa società, e poi c'è il vice sindaco Celestino Ottolini che ha dato il via da Cesano Maderno. È presente anche sul palco il vice presidente Luigi Molteni della società ciclistica Cesano Maderno. C'è grande festa in casa del pedale Orsolano, il papà della vincitrice è anche il presidente di questa società piemontese, o meglio del Verbano Cuse Orsola, che è proprio di casa qui al Ghisallo. Ricordiamo i successi di Filippo Ganna e di Samuele Rubino, entrambi corridori che correvano per questa società. Le ultime foto sono per la vincitrice Francesca Barale e suo padre, sullo sfondo il monumento al ciclista, un saluto ai fotografi presenti, ma una foto che ci ricorda una persona che ci manca molto, Giovanni Bartesaghi, che qui al Ghisallo era di casa. Grazie Giuseppe d'avercelo portato.